L'azione di Gasparotto ha indotto, sembra, Valgren della Tinkoff. Della Tinkoff, intanto qui non bisogna vedere chi ce la fa, chi ne ha per inseguire. Intanto guardate Valgren che si è riportato su Gasparotto, gli dice andiamo e ce la giochiamo. Enrico Gasparotto sì, prova a decidere cosa fare. Gli deve dare il cambio Valgren, perché altrimenti Gasparotto, bellissima gamba, grande azione, grandissima condizione, lo sguardo preciso, concentrato Riccardo. Ora Gasparotto e Valgren, attenzione perché si prova a rinvenire da dietro adesso, con sono in tanti, adesso c'è anche Nao che prova a chiudere. E qua bisogna fare molta attenzione, perché davanti bravo Valgren che dà una mano a Gasparotto, il gruppo è lì dietro, però bastano anche pochi metri per questa corsa, non necessariamente bisogna avere tanti secondi di vantaggio. Matthews lì in quarta posizione, intanto vediamo Valgren, il corridore danese 24enne della Tinkoff, con Enrico Gasparotto, davvero un Gasparotto brillantissimo. Bravo. Ha trovato il danese che gli si è portato a ruota, hanno pochi metri di vantaggio ma pochi ne servono. Tanto Vanendert con un c'è po' di barba, c'è anche Sonny Corbelli, bene anche lui con la maglia verde, lo vedete, c'è anche Dani Moreno con la maglia Movistar. Intanto qui è Valgren, 800 metri, bellissimo finale Riccardo, con due uomini contro quello che resta del gruppo. È partito un BMC, sembra Burger. Vediamo intanto sono tutti lì, ancora Vacco, sono i Colbrelli, lo vedete in terza posizione, adesso la moto si confonde un attimo e guardate che scena straordinaria, 450 metri. Stazione perfetta, perché ancora hanno pochi metri di vantaggio, però Gasparotto potrebbe partire d'infilata, gli sta permettendo, Gasparotto può partire d'infilata, Valgren ai 200 metri, se parte vince siamo ai la 250, corsa. Siamo ai 250 con Gasparotto perfettamente a ruota di Michael Valgren, Gasparotto sui pedali, parte Enrico Gasparotto, che meraviglia Riccardo, Enrico Gasparotto con Valgren che prova a prendere la ruota, Gasparotto, Enrico, è tua Gasparotto, grande vittoria, e la dedica subito per Antoine Duhemotier, secondo due giorni fa, oggi vince Gasparotto, ci dimostra che qualcosa di soprannaturale esiste e chi lo vuole se lo va a prendere. Enrico Gasparotto, bissa all'Amstel Gold Race dopo la vittoria del 2012. Grandissimo. C'è non da dire Riccardo, solo lo sguardo di Gasparotto a 90 km dall'arrivo era quello giusto, concentratissimo, sempre nelle prime posizioni. Gasparotto ha tirato fuori qualcosa di più e qualcosa di meglio della vita di tutti i giorni. Veramente